La Bibbia non è una serie di storie separate tra loro. È un racconto unico dove ogni episodio ed ogni personaggio si riferiscono al più grande dei personaggi. La storia d'Adamo ed Eva non riguarda solo il primo uomo e la prima donna sulla terra. C'è un altro Adamo, il quale ha superato la prova del giardino e la sua obbedienza è attribuita a tutti noi. C'è un altro Abele, ucciso ingiustamente, il quale non ha pianto per la nostra condanna, ma per il nostro riscatto. C'è un altro Abramo, il quale ha seguito la chiamata dell'Eterno a lasciare la sua casa e le sue abitudini per fondare un nuovo popolo di Dio. C'è un altro Isacco, che non è stata solamente l'offerta di suo padre come sacrificio, ma ha scelto volontariamente di sacrificarsi per noi. C'è un altro Giacobbe, il quale ha lottato per donarci la giustizia. Ed è per quella giustizia che Dio ci riprende ed insegna, come fa un padre con i suoi figli. C'è un altro Giuseppe, che alla destra del re perdona coloro che lo hanno venduto e tradito, e usa la sua potenza per salvarvi. C'è un altro Mosè, che è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, ed è l'artefice di un nuovo patto. C'è anche un'altra roccia, che colpita col bastone della giustizia di Dio, ancora oggi scaturisce acqua nel deserto. C'è un altro Giobbe, il quale ha sofferto ingiustamente, ma ora intercede per la salvezza dei suoi folli amici. C'è anche un altro Davide, la cui vittoria è divenuta la vittoria del suo popolo, nonostante oltre lui nessuno abbia mai fatto nulla per ottenerla. C'è un'altra Esther, che non ha rinunciato solo ad una dimora terrena, ma anche a quella celeste. Una Esther che non ha solo rischiato la sua vita, ma che l'ha data per salvare il suo popolo. C'è un altro Giona, che nella tempesta fu buttato fuori dalla nave affinché noi potessimo rimanere a bordo. C'è un'altra Pasqua, in cui l'agnello sacrificato, perfetto, innocente e senza macchia, è stato immolato affinché l'angelo distruttore risparmiasse le nostre vite. Egli è il più grande profeta, il sommo sacerdote, il re dei re, l'agnello senza macchia, la luce del mondo, il pane della vita. La Bibbia non è una serie di storie separate tra loro, ma un unico meraviglioso racconto che conduce ad una sola persona, Gesù.